Ned! Affrontami! E la mia torcia risparmierà il resto del Wessex! Pensavi che il mio re ti avrebbe dimenticato, Eivor? Quando la tua lama è sporca del sangue questo di mi sta proprio... Fatti da parte, Godwin! Io vengo per Alfred! Alfred è partito. E questa buona festa cristiana è una coppa di miele per attirare le vespe. Lui dov'è? A chiamare a sé gli alleati. Coloro che vogliono il Wessex sotto un unico dio. Non con queste rete l'Inghilterra, con una banda di stupidi pagani. Guarda che si già praticamente il nuovo edificio dell'Inghilterra. Ma io almeno non li lascerò qui a morire fuggendo come un sorcio tra i campi. Non puoi comprendere il mio incondizionato senso di lealtà. Il suo progetto per il mondo vale ben più della mia vita. Vabbè, allora ti uccido, Godwin. Bravo, Eivor. Vieni, corvo. Sì, sì, fa sì. Fa del tuo peggio. Guarda come ti faccio, guarda, guarda. Sembra davvero... Non temo la morte. No, no, infatti... Morì. Questa battaglia è solo l'inizio. Ehi, ehi, ehi. Sarà solo l'oscurità a reclamarti. Non è proprio debole, ragazzi. Pensavo che... Però comunque sia non può fare nulla contro di noi. Schivate sempre ragazzi, non parate. Perché a parare c'è la possibilità che vi faccia un colpo imparabile. Se schivate e avete l'abilità fa anche la capriola sopra di lui. Quando potete attaccate con le vostre abilità. Mi ha preso però sto giro. Cosa c'è? Una bomba là. Una bomba a mano. C'è andato però. Sei sconfitto, Godwin. Eh sì, Godwin. Sconfitto? No, non credo. Io muoio, ma il mio re vivrà. Alfred ti ha usato, idiota. Lo ha fatto per ostacolarmi. E per cosa? Rimanderà solo l'inevitabile. Uccidimi allora. Non cambia nulla. Perché tu sei qui, stanco e ansimante, lontano dal mio re, lontano dal suo trono. Quest'isola non sarà mai la tua casa, Eivor. Non la sottometterai con la violenza, né la conquisterai con la spavalderia. Noi sassoni rimarremo sempre saldi, spalla a spalla contro razziatori e tiranni che desiderano bramosi l'Inghilterra. Puoi servirmi ancora o ti ucciderò, ragazzi? Io vorrei tantissimo ucciderlo, tantissimo, però sono troppo magnanimo e lo so. No, ti userò come tu hai usato me. Dopo qualche ora in compagnia dei miei uomini, ci porterai dal tuo re coniglio. Beh sì, bravo Eivor. No, non lo permetterò. Si uccide da solo. Ok. Ok, quindi la scelta era obbligata, dobbiamo ucciderlo, muore comunque, quindi è uguale, ragazzi, vedete voi cosa premere. E ce ne andiamo così.